Salve a tutti ragazzuoli, bentornati a Luca InterTV. Oggi siamo qui per portare avanti la serie dei migliori 10 giocatori della Serie A 2023-2024. Negli ultimi episodi abbiamo fatto i difensori, i portieri, i terzini, barra esterni. Oggi arriviamo finalmente a parlare del centrocampo e dei trequartisti. Oggi infatti faremo la top 10 dei migliori centrocampisti, barra trequartisti, ma diciamo centrocampisti per riassumere velocemente, migliori di questa stagione di Serie A. Ovviamente ricordo che questa è una mia personale classifica, quindi se non siete d'accordo con le mie opinioni, vi invito a scrivere la vostra classifica qui sotto nei commenti, io la leggerò molto molto volentieri. Detto questo, direi che possiamo subito partire con la decima posizione che io sono andato a dare a Lorenzo Pellegrini. Pellegrini, capitano della Roma, che perché in decima posizione? Perché nella prima parte di stagione, soprattutto quelle agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, ha fatto molto 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 male. Pellegrini, un giocatore che sembrava veramente dicevoluto, sembrava veramente che si fosse downgradato tantissimo. Era un calciatore che si era completamente perso nella prima parte di stagione, aveva fatto veramente veramente male. Però da quando è arrivato De Rossi sulla panchina della Roma, la stagione di Pellegrini è completamente cambiata. È ritornato a essere un calciatore su cui puntare, su cui la Roma poteva fare affidamento, un capitano, un leader in mezzo al campo, un calciatore che è riuscito nella seconda parte di stagione ad avere grandissimi voti. Infatti è riuscito ad avere una media di 6,22 come media voto, un'ottima media per un centrocampista che soprattutto nella prima parte di stagione aveva fatto veramente veramente poco. 8 gol e 3 assist per un totale appunto di 11 tra gol e assist, un'ottima media per il nostro Lorenzo Pellegrini, che speriamo di vedere anche in gran forma agli europei. Passiamo adesso alla nona posizione che io sono andato a dare a Jack Bonaventura. Ho deciso di premiare di più Bonaventura rispetto a Pellegrini perché Bonaventura rispetto a Pellegrini ha giocato più partite e soprattutto nella prima parte di stagione Bonaventura è stato in grandissima forma. Infatti ci ricordiamo che la Fiorentina nel girone d'andata aveva chiuso tra le prime 4, quindi aveva chiuso nella zona Champions grazie anche a una grandissima partenza di stagione di Bonaventura. Anche nella seconda parte Bonaventura è stato fondamentale per la Fiorentina, è riuscita appunto a raggiungere la finale di Conference, la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, è riuscita a purtroppo ad arrivare settima, purtroppo non è riuscita ad arrivare più avanti perché ha perso tanti punti, soprattutto nella seconda parte di stagione. Però Bonaventura comunque chiude con una media di 6,13 come media voto, un totale di 8 gol e 3 assist, quindi un'ottima media. In ottava posizione invece io sono andato a inserire Mario Pasalic, giocatore che per l'Atalanta è stato fondamentale, soprattutto nella seconda parte di stagione in cui è subentrato e ha dato una grandissima mano alla squadra di Gasperini, che è riuscita appunto a concludere la stagione in quella posizione, appunto in quarta posizione, anche grazie alla grandissime competenze in mezzo al campo di Mario Pasalic, una media voto di 6,18 come media voto, un totale di 6 gol e 5 assist, quindi tantissimi assist e anche tanti gol, di cui 2 su rigore, un totale appunto di 11 tra gol e assist. È stato un calciatore che soprattutto a centrocampo ha dato una grandissima tranquillità, soprattutto in determinate situazioni, molto freddo sui calci di rigore e un grandissimo con una grandissima visione. Infatti i 5 assist sono dati anche da una grandissima visione, quindi grandissimo giocatore che si merita l'ottava posizione in classifica. In settima posizione invece noi andiamo a trovare Ferguson, calciatore che è stato fondamentale per la cavalcata del Bologna per quest'anno, per appunto conquistare l'accesso in Champions. Un calciatore che è stato soprattutto nella prima parte di stagione per il Bologna fondamentale, purtroppo poi si è infortunato al crociato e quindi è dovuto mancare alle ultime partite della stagione. Però Ferguson è stato veramente fondamentale per il Bologna, soprattutto in mezzo al campo, una media di 6,37 come media voto,
un totale di 6 gol e 3 assist, quindi sempre tanti gol e tanti assist, che sono stati anche dei gol pesanti segnati da Ferguson, e anche dei gol molto molto belli che hanno fatto felici anche tanti fanta allenatori. Però comunque è stato veramente un giocatore che ha permesso al Bologna di arrivare in quinta posizione, soprattutto grazie al suo capitano Luis Ferguson. Passiamo adesso alla sesta posizione, che io sono andato a dare a Davide Frattesi. Ragazzi, Davide Frattesi, giocatore che è stato fondamentale per l'Inter di quest'anno, giocatore dai gol pesanti, che io ho soprannominato Dottor Destino, perché era il giocatore che nei momenti dove il destino sembrava essere contro l'Inter è uscito e ha ribaltato completamente la situazione. Il gol col Verona, il gol con l'Udinese, il gol con il Milan, il gol comunque con il Frosinone, i tanti gol fondamentali, importanti, gli assist, e comunque un calciatore che negli inserimenti è un calciatore veramente veramente forte, una media voto di 6.30, che è una media che per un subentrante, perché ragazzi la maggior parte delle partite Frattesi le ha giocate da subentrato, quindi avere una media di 6.30 come media voto da un calciatore che teoricamente dovrebbe subentrare è veramente veramente un'ottima media. È veramente un calciatore veramente veramente forte, che speriamo possa darci tante gioie anche in nazionale. Arriviamo adesso alla top 5 dei 5 centrocampisti più forti, o almeno di questa stagione più forti della Serie A. In quinta posizione io sono andato a inserire Nicolò Barella. Ho messo Barella leggermente sopra a Frattesi, e forse alcuni non saranno propriamente d'accordo, però questo, come ripeto, è un mio video personale, quindi se non siete d'accordo con la mia con le mie valutazioni, vi invito a fare la vostra top 10 qua sotto nei commenti. Però io ho messo Barella come quinto posto, perché oltre al fatto di essere un calciatore che soprattutto nella seconda parte di stagione è stato fondamentale in tante partite, è vero che nei primi mesi di campionato, soprattutto nella prima parte di campionato, Barella è stato un po' assente, anche dato da un lutto, ha perso un figlio, è stato accusato di scommesse illecite, e quindi queste cose l'hanno un po' scombussolato e non è riuscito a dare il massimo in mezzo al campo. Però dalla partita con il Napoli, giocata appunto a novembre, Barella da quella partita si è rialzato e ha ricominciato a giocare come un Barella, e da quella partita in poi ha sempre fatto grandi partite. Infatti la sua media è comunque di un 6.50 come media voto, un totale di 2 gol e 3 assist, che rispetto agli ultimi anni sono molti meno rispetto ai gol e assist fatti negli ultimi anni, però sono sempre stati gol molto pesanti, uno segnato contro il Napoli e uno segnato contro il Lecce a San Siro, e assist molto molto importanti. Anche questi segnati, ovviamente Barella non si conta solo sui gol e sugli assist, ma è anche un calciatore fondamentale in mezzo al campo, che è stato fondamentale anche per la cavalcata scudetto. Quindi Barella si guadagna la quinta posizione, mentre chi è arrivato più in alto di Barella è appunto il quarto posto, che io sono andato ad assegnare a Ederson. Calciatore appunto dell'Atalanta, che quest'anno mi ha veramente veramente sorpreso. Vuol dire, molti interisti diranno: ma hai messo Ederson sopra Barella? Sì ragazzi, perché Ederson ha fatto veramente una stagione incredibile, una media voto di 6.79, una media veramente veramente alta. È stato un calciatore che ha messo dentro un sacco di tackle, è un centrocampista tuttofare, con una forza, una velocità, l'ha dimostrato soprattutto nella finale d'Europa League di essere un gigante in mezzo al campo, e soprattutto l'ha dimostrato in tutte le partite di campionato che ha giocato. Ederson ha dimostrato di essere un grandissimo centrocampista, con un totale di aver segnato 6 gol e aver guadagnato comunque 8 gialli, perché giocando da centrocampista arretrato ha preso anche parecchi gialli. Però comunque, se riesci a prendere tanti gialli e avere anche una media molto alta, vuol dire che comunque le partite le ha giocate veramente alla grande. Un totale di 6 gol sono anche
tanti, per la gioia anche di molti fantallenatori. Ederson è stato la gioia di molti fantallenatori, perché quest'anno veramente ha fatto una grandissima stagione ed è anche a merito suo che l'Atalanta è riuscita a chiudere in quarta posizione. In terza posizione invece io sono andato a inserire il professore, quello che io ho soprannominato essere l'Andrés Iniesta armeno, ovvero Mkhitaryan. Ragazzi, Mkhitaryan, un calciatore che quest'anno ha fatto una stagione incredibile, anche se non è stato un goleador, perché Mkhitaryan non è mai stato un goleador, perché con la Roma segnava tanto sì, ma perché giocava da seconda punta. Con l'Inter adesso gioca da mezzala, da tuttocampista, quindi è ovvio che faccia meno gol, però ragazzi, comunque ha fatto 2 gol e 6 assist, sono comunque tanti, è tra i migliori assist man del campionato, una media veramente alta, e soprattutto ragazzi, Mkhitaryan ha una tecnica incredibile, una tecnica, una forza, una resistenza incredibile. Infatti l'armeno che corre come un treno, ragazzi, Mkhitaryan ha più di 35 anni, ma è un calciatore che corre come se avesse 25, è un calciatore con una classe nei passaggi, nelle letture, nei contrasti, nel posizionamento, nella visione di gioco. È un calciatore veramente incredibile che soprattutto quest'anno mi ha sorpreso tantissimo. Ha giocato quasi tutte le partite da titolare questa stagione, infatti è stato uno dei migliori secondo me del centrocampo dell'Inter, insieme a un altro che dopo vedremo. Però ragazzi, veramente una grandissima stagione per Mkhitaryan, che secondo me si è meritatissimo la terza posizione. Adesso arriviamo sul secondo gradino del podio, medaglia di bronzo che viene assegnata a Tupco Mijnaerts. Ragazzi, calciatore che è fortissimo, ragazzi, non devo neanche stare a spiegarvi quanto Tupco Mijnaerts in questa stagione sia stato forte e ha fatto veramente una stagione incredibile. 12 gol e 5 assist, sono veramente tanti, un totale di 17 tra gol e assist, una media di 6.26, quindi una grandissima stagione per l'olandese, la gioia possiamo dire di Gasperini, l'uomo simbolo di questa Atalanta, insieme magari a Lookman e a tanti altri, che questa stagione, Scamacca, De Ketler, che sono stati i volti di questa dea che ha vinto l'Europa League, che è arrivata quarta in Serie A, ha fatto veramente una grandissima stagione, soprattutto anche perché con Mijnaerts domina il centrocampo, è un calciatore con una tecnica incredibile, con una forza incredibile, con una tecnica incredibile. Grazie anche alle sue partite, ai suoi gol e ai suoi assist, l'Atalanta ha permesso all'Atalanta di avere una stagione del genere, quindi complimenti all'olandese che si guadagna la seconda posizione. Adesso però andiamo a vedere la prima posizione che io sono andato a inserire. Sono d'accordo con la Serie A che l'ha premiato come miglior centrocampista, ovvero in prima posizione ovviamente Hakan Çalhanoğlu, Cialda Croccante, il professore, il sultano, chiamatelo come volete ragazzi, uno dei migliori mediani del mondo, di sicuro nella top 5 ci può stare, non sarà il più forte perché ha davanti giocatori come Kroos, Rodri e tanti altri, però ragazzi, nella top 5 assolutamente Çalhanoğlu ci può stare tranquillamente. Un calciatore che quest'anno ha devastato completamente la Serie A, un calciatore con una media voto di 6.50 e una tecnica esuberante, veramente una tecnica che veramente non vedevo da tanto tempo, dei passaggi. Io vi ricorderò per sempre ragazzi la partita contro la Juventus, perché ragazzi quella partita è finita 1-0 con autogol di Gatti, ma è stata forse la partita in cui l'Inter ha dimostrato a tutta la Serie A di essere la più forte, perché ragazzi quella partita poteva finire 3-4-0. Dovete ringraziare Szczęsny che in quella sera lì ha deciso di costruire un muro, e anche Bremer, Gatti e Danilo, che quella sera la difesa della Juve è stata perfetta, perché se no
quella partita poteva finire 3-4-0, perché Çalhanoğlu ha sfiorato un palo al volo d'esterno, ha fatto un passaggio che veramente, ragazzi, un passaggio ad Andrea Pirlo, perché quello che ho visto fare in quella partita a Çalhanoğlu sono dei passaggi che faceva Andrea Pirlo. Forse è un paragone che può non starci, però quei passaggi lì li faceva Pirlo. Poi non sto dicendo che Çalhanoğlu sia Pirlo, perché è più lontano da me dire che Çalhanoğlu sia Pirlo, perché Pirlo è il mediano più forte del mondo, più forte della storia del calcio. Ma Çalhanoğlu quella sera lì era incarnato in Andrea Pirlo, perché quelle giocate mi rimarranno impresse nella testa. Un calciatore che ha fatto 13 gol, di cui 10 su rigore, però comunque ogni rigore che Çalhanoğlu ha battuto questa stagione li ha battuti in una maniera che è, dire perfetto è una roba brutta, perché ragazzi li tira in una maniera talmente perfetta che il portiere, anche se lo intuisce, non lo prende mai. 100 rigori su 100, cioè il 100% di rigori segnati da quando è in Serie A. Un calciatore impressionante dal punto di vista dei calci piazzati. E poi ragazzi, i gol che fa quando non sono su rigore, il gol col Napoli, i due gol con il Torino, il gol col Torino, cioè ragazzi, sono gol che non sono gol veramente, cioè non solo al volo col Napoli, al volo col Torino, cioè sono tutti gol di una prodezza balistica non da poco. Il gol col Verona l'anno scorso da metà campo, cioè ragazzi, sono tanti tanti gol veramente belli. Chi dice che Çalhanoğlu sa solo fare gol su rigore vuol dire che si deve andare a recuperare un bel po' di gol che ha fatto Çalhanoğlu negli ultimi anni. Quindi ragazzi, qua si va a concludere il nostro video. Spero che questa top 10 vi sia piaciuta. In caso contrario, vi ricordo nuovamente di poter fare la vostra top 10 nei commenti. Vi ricordo anche, ragazzi, di lasciare mi piace per supportare il canale e la serie, condividere questo video, iscrivervi al canale, attivare la campanella, così che almeno quando io pubblico i nuovi video voi lo sapete subito. Io vi ringrazio ancora una volta a tutti e noi ci vediamo con i prossimi video. Ciao ragazzi!